Le altre assemblee popolari erano rispettivamente i comizi tributi e i concilia plebis, le assemblee della plebe. Esaminiamo i primi. I comizi tributi erano assemblee popolari istituite a partire dalla metà del V secolo, precisamente dal 447 a.C., ed erano organizzate non sulla base del censo, ma sulla base dell'appartenenza a una tribù. Un termine che indicava in epoca repubblicana ognuna delle circoscrizioni, cioè dei distretti territoriali in cui erano stati suddivisi la città e la campagna circostante. I tributi, i comizi tributi, eleggevano le magistrature minori, gli edili, i questori e le altre magistrature minori. Anch'esse si occupavano di legislazione ordinaria. Cosa significa? Potevano, diciamo così, approvare le proposte di legge del Senato, ma il loro parere non era vincolante. Giudicavano i crimini minori, cioè i crimini contro lo Stato punibili con un'ammenda, cioè con una sanzione di tipo amministrativo, non con una pena di morte. Per quel che riguarda l'ultima assemblea, cioè i concilia plebis, le assemblee della plebe, si trattava di assemblee aperte alla partecipazione dei soli plebei. Le decisioni che si assumevano erano chiamate plebis scita, ovvero decisioni della plebe, in origine vincolanti per i soli plebei, poi estese a tutto il corpo civico, cioè rispettate anche dai patrizi. I concilia plebis nascono dalle rivendicazioni della plebe, che di fatto era rimasta esclusa dalla vita politica fino alla metà del V secolo a.C., quando, come abbiamo visto, essi ottennero una magistratura propria, il tribuno della plebe. Sempre a quest'epoca risale la istituzione dei concilia plebis, letteralmente assemblee della plebe. I plebiscita, lo ricordiamo, a partire dal 187 a.C. avranno valore di legge, senza bisogno della ratifica del Senato. Il Senato, pur avendo una funzione consultiva, è in realtà il perno del governo dello Stato, in quanto i senatori godevano della massima autorità e la loro carica era vitalizia, cioè durava per tutta la vita. Le assemblee, a loro volta, erano riservate ai maschi adulti con diritto di cittadinanza. I poteri delle assemblee avevano importanti limitazioni. Le assemblee non potevano assumere alcuna iniziativa autonoma, potevano accettare o respingere le proposte di legge, ma non modificarle. Le loro deliberazioni, cioè le loro decisioni, per divenire vincolanti, cioè valide per tutti, dovevano ottenere l'approvazione del Senato. Infine, poiché tutte le assemblee si svolgevano a Roma, chi non poteva recarsi in città era svantaggiato.